Seconda sconfitta in campionato per i biancorossi di Davis Mangia nel primo turno infrasettimanale della stagione, sconfitti per 1-0 dal Vicenza di Lopez, che ha conquistato i primi tre punti stagionali. Match brutto per i baresi, apparsi imballati e imprecisi soprattutto nel primo tempo. Nell'undici iniziale torna Caputo al centro dell'attacco dopo aver scontato le due giornate di squalifica al posto di De Luca, e Stojanci riprende la fascia a discapito di Stevanovic, che contro i Labronici sabato scorso era stato fra i migliori in campo. Il match in avvio vede il Vicenza subito pericoloso. Giacomelli taglia la difesa biancorossa con un filtrante che porta Ragusa a tu per tu con Donnarumma, che riesce a chiudergli lo specchio dalla porta. Replica il Bari su punizione di Defendi, che pesca Camporese sul secondo palo ma conclude tra le braccia di Bremec. Si continua su ritmi alti, soprattutto da parte dei padroni di casa, con Giacomelli attivissimo sull'intero fronte offensivo. Al 25esimo finisce la partita di Galano, vittima di un problema muscolare, dentro Stevanovic. Il primo tempo avaro di emozioni, registra tanti calci d'angolo su entrambi i fronti, ma i due portieri non corrono seri pericoli. Nella ripresa la prima vera occasione capita a Caputo, che al 20esimo colpisce la traversa con un tiro cross dalla sinistra a portiere battuto. Spinge il Bari e dopo un minuto sfiora ancora il vantaggio. Sciaudone suggerisce per Volski, subentrato a Stojan, che tutto solo in area spreca, trovando un Bremec prontissimo. Cambio di fronte ed è un disimpegno errato di Donnarumma a liberare Ragusa, il cui tiro termina alto. Si fa vivace la partita con il Bari ancora attivo al 24esimo con Volski servito in area da Caputo, ma la sua conclusione finisce sul fondo. Nel momento migliore dei biancorossi è il Vicenza a sbloccare il risultato. È il 27esimo quando l'ex Lores Varela, subentrato a Giacomelli, crossa dalla destra. Gentili tocca e Ragusa insacca. Terzo gol in due partite per l'ex regina. Con l'ingresso di Rozzi per Sabelli il Bari passa al 4-2-4, ma è ancora il Vicenza pericoloso con il solito Ragusa che serve al centro per Cinelli, che spara alto sopra la traversa. L'ultimo sussulto nel recupero è di Defendi con un fendente dai 25 metri deviato in angolo dall'ottimo Bremec. La gara termina con il Vicenza a festeggiare la prima vittoria in campionato. La punizione per i ragazzi di Mangia è stata eccessiva contro un avversario non troppo brillante, ma più volitivo e cinico il KO del Menti deve suonare come campanello d'allarme per una squadra costruita per mirare in alto.